candela dalla motosega. Perfetto, ora ho la candela. Vediamo se riesco a metterla correttamente. Fatto. Speriamo che ora il motore funzioni. Incrociamo le dita. Ecco qui. Speriamo che adesso il berricello funzioni. Sì! E adesso concludiamo quest'incubo. Joshua, attento! Prendilo! Forza, tiriamo via dal maledetto lago quel decerebrato. Perfetto, funziona. Prenderò la tonaca di Joshua nel rifugio. Sarà meglio che se la metta prima di andare a casa del professor Simon. Se lo vedono conciato così, non ci lasciano entrare neanche con la parola d'ordine. Tieni, Joshua. E adesso? L'uomo che sa non parla. L'uomo che parla non sa! Entrate. Non preoccupatevi per i cani. Dai, andiamo. E i cani? Credo che i latrati fossero registrati. E non credevo di sopravvivere, ma ho avuto un colpo di fortuna e sono riuscito a fuggire grazie all'ameba. Caro amico, affrontando Kordsmeier ha dimostrato un magnifico coraggio. In quanto a lei... Mi chiamo Joshua e ho fame. Ah, Alfa mi aveva parlato di lei, l'umano che vive tra i Trantoriani. È molto fortunato. Ho molta fame. Anch'io, caro amico. La fame di conoscenza è ciò che fa di noi degli scienziati. Ma se ho persino le gambe fiacche! Joshua, c'è poco tempo e io ancora non so che ci fanno qui quei Trantoriani. Allora lei è un neofita. Sediamoci. Trantor, un vecchio pianeta a più di 60 eoni luce dal nostro. E lo dicevo io. I suoi abitanti padroneggiavano la tecnologia quantica prima che gli esseri unicellulari primigeni popolassero la Terra. Vuol dire che avevano già macchinari della Madonna quando noi non eravamo neanche animali. Impararono a modellare il continuum spazio-temporale a loro piacere, a saltare di galassia in galassia, a posarsi negli obici dimensionali in modo puramente tangenziale. Sì, si fanno certe passeggiate. Il loro controllo della telepatia è tale che potrebbero prescindere dalla mera presenza fisica, se volessero. Esatto! E che Scalleri se ne vada a quel paese! Come lei sa già, la loro civiltà è superiore alla nostra in modo esponenzialmente incredibile. Sono genialissimi loro! Potrebbero schiavizzare sistemi solari senza alcuno sforzo e potrebbero ridurli in briciole con un semplice pensiero. Potrebbero farci saltare in aria con il cervello! È una cosa che dà da pensare, vero? Eppure, l'unica cosa a cui sembrano interessati è uno zoo intergalattico. L'unica cosa? Eh? Uno zoo? Affascinante, vero? Viaggiano per tutto l'universo collezionando animali e li portano su un pianeta grande il triplo della Terra, un immenso giardino zoologico dove convivono ecosistemi di galassie ed epoche lontanissime. Durante la traversata, gli animali sono in uno stato di letargo indotto che loro chiamano il sogno. Certo, a me nessuno spiega mai niente. Non è tutto. Vengono sulla Terra da tempi immemorabili e anche se in realtà non hanno bisogno di nessuno, ci hanno resi partecipi della loro impresa. Non riesco proprio a capire perché. Arrivò un momento in cui lo sviluppo tecnologico terrestre rese difficile che i Trantoriani passassero inosservati. Quindi
si misero in contatto con i nostri più eminenti scienziati e arrivarono a un accordo. Noi avremmo protetto le loro visite, li avremmo nascosti all'opinione pubblica e avremmo fornito loro gli animali richiesti. In cambio, ci avrebbero trasmesso una parte delle loro conoscenze e ci avrebbero fatto progredire tecnologicamente. Porca puzzola! Sì, caro amico, non è mai sembrato incredibile che l'uomo abbia potuto attuare la rivoluzione tecnologica del XX secolo senza aiuto esterno. Se Trantor non ci avesse fornito conoscenze, teorie e prototipi, non saremmo arrivati a questo punto. Pensate a vaccini prima inconcepibili, alla corsa spaziale o anche alle valvole sottovuoto del primo computer e starete pensando a Trantor. Questo sì che lo sapevo. E anche la prima brioche con la marmellata, me l'hanno detto loro. Magnifico, vero? Come dicevo, scambiamo gli animali con la conoscenza. L'ente terrestre che ha l'incarico di coordinare tali incontri è l'Agenzia Internazionale dei Contattatori, di cui facevo parte io stesso fino a poco tempo fa. Finché non è arrivato Kurzmeier, suppongo. Esattamente. Durante il sogno dell'ornitorinco, stavamo aspettando i trantoriani in una grotta di Cooperpedy, in Australia, quando il soffitto della grotta iniziò a crollare sopra le nostre teste. Potevamo darci per morti. In quell'istante apparve un trantoriano attraverso un punto ameba che aveva in mano una piccola sfera. Era l'NG0, un generatore di antiparticelle che fa sparire nel nulla qualsiasi tipo di materia. Lo alzò, lo puntò verso le rocce e queste scomparvero istantaneamente, come se non fossero mai esistite. Da quel momento l'interesse di Kurzmeier per l'NG0 crebbe a dismisura. Arrivò addirittura al punto di ordinarmi di chiederlo ai trantoriani. Quando mi rifiutai, cercò di eliminarmi. Quindi mi vidi costretto a lasciare il mio posto e fuggire in questo rifugio segreto, circondato da misure di sicurezza di cui solo Alfa, l'alto commissario di Trantor per gli affari terrestri, conosce la chiave. E ora anche voi, naturalmente. Quello che adesso ci è chiaro è che Kurzmeier è riuscito a mettere nei guai una nave trantoriana. Almeno abbastanza da far sì che si azzardassero a inviarci un messaggio per mezzo di Joshua. Ah! Il messaggio! Con tutte queste chiacchiere me ne ero dimenticato. Vieni, Simon. Che cos'è quello? Uniamo le mani e lo vedrà subito. Joshua, stai zitto. Uffa! Silenzio. Non vogliamo cedere, ma, come sa bene,
La trantolite fa parte della nostra stessa essenza e non possiamo sopravvivere se ne siamo lontani. Facciamo addirittura fatica a respirare. Come se non bastasse, l'altro ieri abbiamo trovato un essere umano gravemente ferito sul fondo del lago Tiki, dove si trova la nostra nave. Gina! È viva! In condizioni normali l'avremmo guarita istantaneamente, ma senza la trantolite non possiamo fare altro che mantenerla in stato letargico. E questo sta consumando la poca energia di cui disponiamo. Tuttavia esiste ancora una possibilità di salvezza, professor James Simon. Secoli fa, una delle nostre piccole navi da ricognizione si schiantò presso la città che adesso è conosciuta come Palenque. Ed è possibile che la trantolite che era a bordo sia ancora in quella zona. Professor James Simon, la trovi e ce la porti. E anche zuppa di cipolla, tutte le lattine di Mr. Cipolla che trovate. Per favore. Simon, si sente bene? Mi dia qualche minuto, devo riscaldarmi. E fame? Non hai fame? Dio mio, dobbiamo evitare a tutti i costi che i trantoriani consegnino l'NG0 a Korsmeyer. Quel pazzo non sa con che cosa sta giocando. Nelle mani sbagliate quell'arma potrebbe distruggere una città come Los Angeles in qualche decimo di secondo. Cari amici, dobbiamo andare a Palenque e trovare la trantonite appena possibile. O possiamo iniziare a dire addio al mondo che conosciamo. Conti su di me, professore. E su Joshua, naturalmente. Secondo me hai solo fame, Simon. Senti, perché non chiamiamo il tipo del sushi? Che idea! Posso usare il suo telefono? Non è un mezzo di comunicazione sicuro, data la situazione. Posso chiederle perché? Ho un'amica che potrebbe aiutarci. Una persona totalmente di fiducia. Magnifico. Allora, le consiglio caldamente di sedersi davanti al mio portatile e di usare l'impenetrabile ed efficace CryptoChat. Purché la sua amica sia connessa in questo istante, naturalmente. Non si preoccupi. Se in tutto il mondo ci fosse una sola persona connessa alla rete, sarebbe Sushi Douglas. Io non ho idea di cosa siano le chat. Certo, visto che a Trantor sono più portati alla telepatia. Ehi, Sushi, ci sei? Pensa che i trantoriani non abbiano internet? Come crede che Alfa ci notifichi la data di uno scambio, se non per posta elettronica? E poi, dopo aver letto l'email, digitiamo www.planet-trantor.com. Inseriamo il nostro codice e riceviamo tutti i dettagli sull'operazione. Porca puzzola! E a me non avevano detto niente di queste cose! Lei mi stupisce, caro amico. E dove crede che sia stata concepita la rete delle reti? Nella mente di un semplice essere umano? No. Sono stati loro a insegnarci a costruirla e utilizzarla. Quello che non ho mai capito e come facciano a connettersi da altri sistemi solari. Non so, forse utilizzano trasduttori di neutrini, come in quel meraviglioso romanzo di William Garza. Ce l'hai? È un libro da 5 stelle a dir poco! Non è che hai qualcosa di Sarah Martin? Nathan? Cosa diavolo succede? Ti decidi o no a eliminare lo spione rompicoglioni? Zitto, soldatino! Lui e il monaco stanno per restare intrappolati nella mia ragnatela. E indovina chi altro c'è nel lotto? Il tuo vecchio amico Simon. Simon? Ah, lo sapevo che alla fine l'avrei acchiappato, maledetto scienziato.
Bene, liquidali e vieni a Mala immediatamente. Sei già riuscito a far collaborare il vero Pignon. So come costringerlo. La grande balla.